Marco Buglielli, sei un finnista storico, sei stato a lungo segretario della classe italiana Finn e adesso qui c'è la soddisfazione di avere in Italia questo mondiale giovanile di classe olimpica, ancora classe olimpica. Come si è arrivati ad avere questo mondiale? Com'è stato il lavoro che è necessario fare? Perché magari a beneficio anche di chi lo vuole fare. E come lo state vivendo voi qui al Circolo Vela Roma, anche in prospettiva di averne altre di manifestazioni del genere? Allora, noi volevamo una manifestazione di prestigio come circolo per festeggiare i 70 anni dalla fondazione del circolo, che cadono quest'anno. E ci sembrava una bellissima occasione perché il nostro circolo ha sempre vissuto la classe Finn con grande passione, abbiamo avuto grandi finnisti e quindi 2 anni fa abbiamo presentato la candidatura all'Associazione Internazionale Finn e l'anno scorso è stata presa la decisione al mondiale precedente e siamo molto contenti di averlo avuto. È grande fatica per l'organizzazione, ma grande soddisfazione per come è andata. Sentendo in giro mi sembra di capire che c'è una bella soddisfazione. Prima di tutto, come hanno fatto notare alcuni, per il meteo, cioè il fatto di regatare sempre in condizioni così perfette chiaramente rende tutti più felici, no? Sì, rende tutto più facile e tutti più felici. E devo dire che Anzio non ci ha tradito, Anzio è stata probabilmente al suo meglio. La giornata della regata di prova con uno scirocco forte e bella onda, il primo giorno ponente con una bellissima onda anche lì e ponente anche intenso, e poi altri 4 giorni di vento medio leggero ma sempre regolare con regate splendide, mayboard obbligato, proprio perfetto, Anzio al suo meglio proprio. Visto anche oggi nella giornata conclusiva non c'è il board obbligato, non è detto che a destra convenga, insomma abbiamo vissuto insieme l'ultima regata decisiva. L'ultima cosa, si parla di eventuali altre manifestazioni internazionali per il futuro qui ad Anzio e qui al Vela Roma, qualche anticipazione, si sta lavorando, cosa ci puoi dire? Beh, adesso così nell'immediato non abbiamo ancora niente di certo, appena chiusa questa manifestazione, certo per come è andata ci fa venire voglia di fare qualche altra cosa, poi ecco, qualcosa di un po' più grande con la classe Finn, puoi capire bene di che cosa parlo. L'ha detta anche il presidente, vorremmo una Finn Gold Cup. Senti, tu abbiamo detto che sei stato finnista, ma prima ancora che finnista sei stato la serista, lo siamo stati insieme, facevamo sì. Le regate, ci incrociavamo spesso nei bordi di Bolina. Il Finn, che sta facendo una battaglia anche qui a questo mondiale giovanile per cercare di restare olimpico, qual è il messaggio principale secondo te di questa battaglia? Perché dovrebbe restare olimpico il Finn? Ma la cosa che io vedo proprio come necessaria, indispensabile, proprio... Non so se riesco a rendere il concetto, è che tutti questi ragazzi che ci sono qua, che pesano sopra gli 85 kg, quindi che è il peso massimo più o meno del laser, che sono degli veri atleti, sono dei fisici eccezionali, alti 1,90, 2 metri, che pesano 90, 95, 100 kg, non possono fare vela alle Olimpiadi, non hanno un'altra soluzione. Questa è una cosa secondo me ingiusta, perché sono dei veri atleti e devono poter andare alle Olimpiadi.